Vai. Giornata mondiale del teatro, il sovrintendente Andrea Cini, siamo al Ponchielli. Si resiste malgrado tutto, e nel giorno in cui arriva la notizia di zona rossa fino a fine aprile. Qualche mese fa, un mese fa, il ministro Franceschini ha detto riapriamo i teatri il 27 marzo. Cosa succede oggi? E la riflessione del sovrintendente del Teatro Ponchielli di Cremona. Ma intanto vorrei parafrasare un cartone animato, un film di Walt Disney, I sogni sono desideri, nel senso che abbiamo sognato insieme al ministro di riaprire il 27 marzo, proprio in occasione della giornata mondiale del teatro, quindi non riaprire magari completamente, ma riaprire con modalità che potessero in qualche modo farci sperare in una ripartenza, in una graduale riapertura per il pubblico. Quindi aprile andrà così e abbiamo capito, quindi ci siamo adeguati. Speriamo nel mese di maggio, se il mese di maggio può essere foriero di un'apertura, noi incrociamo le dita, siamo pronti. Eventualmente l'appuntamento sarà in giugno col Festival Monteverdi e quello sarà un appuntamento inderogabile, ministro o non ministro, politica o non politica, e dovremo garantire comunque una celebrazione a Claudio Monteverdi. E quindi questo, diciamo, ci rincuora, almeno ci diamo, lanciamo il sasso almeno per ora a maggio, poi lo rilanceremo a giugno, è sicuro per giugno dovremo raggiungere il sasso e tenerlo stretto in mano. Oggi lei ha chiamato tutta una serie di artisti che in qualche modo rappresentano un po' le varie specialità dello spettacolo dal vivo. Qual è il senso, qual è il pensiero che sta dietro questo, che teatro che fa facendo il verso a una trasmissione televisiva di Rai 2? Beh, che teatro che fa è un po' un termometro per noi, mentre per loro è un termometro politico, sociale, per quanto riguarda fenomeni che nel corso della settimana si sono succeduti in Italia o comunque nel panorama, diciamo, sociale delle nostre comunità. Noi facciamo un po' il termometro di quello che è il teatro in questo momento. Per cui non ho invitato solo degli artisti, ho invitato degli amici, ho invitato delle persone che hanno a che fare quotidianamente col teatro, da un punto di vista performativo, da un punto di vista organizzativo. E chi, come André Rochamat, è coinvolta in tutti e due gli ambiti, quindi nell'organizzazione, ma anche nelle attività di spettacolo, di performance, proprio performative, proprio direttamente, essendo lei regista. Per cui, diciamo, in questo ambito, in questo salotto del che teatro che fa, parliamo, ci confrontiamo. Diamo le nostre riflessioni e condividiamo i nostri pensieri per quanto riguarda un eventuale sviluppo, un'eventuale riapertura dei nostri teatri. Che augurio fa il teatro? Il teatro è un augurio che fa, intanto lo fa a se stesso, un augurio di tenere, con grande forza in questo momento, con grande, dignità, di tenere botta, come si dice oggi, per arrivare pronti al traguardo della partenza, nel senso che i vaccini lentamente, lentissimamente stanno andando avanti, abbiamo visto questa curva, questo indice dei contagi che pian piano scende, quindi un giorno sicuramente ci sarà la riapertura, la ripartenza. L'augurio è di arrivare pronti a quel giorno, motivati e ancora connessi e uniti come il pubblico e il teatro devono restare in questo momento di grande difficoltà.